Buongiorno tutto, non mi va più il mouse. Perché non mi va il mouse, Sevio? Perché è vecchio. No, no, non mi va il joystick, volevo dire, non il mouse. Ah. Aspetta che stacco. Oggi... Questo lo devi riconfigurare. No, ha fatto l'aggiornamento. Io ci ho combattuto stamattina per i programmarli tutti. No, cioè, ieri sera andavo, non ho capito perché adesso non va più. Aspetta, devo beccare il mouse e non c'ho voglia di riavviare un'altra volta là. Ah, è questo. Ma è questo che non va più. Ah, mi si è staccato un cavo qua, ma va, fangiù. Aspetta, so anch'io che non mi va. Mi si è staccato un cavo che mi va a duplicare le porte USB. Eh sì, guardalo qua dov'è, ma che cazzo, l'ho visto adesso. Sai perché ogni tanto alzo il monitor? Mm-hmm. E te fai in PC? No, alzo il monitor perché mi permette di... Il monitor qua mi si alza e lo posso girare in verticale, storto, dritto, insomma, come voglio. E tutte le volte che lo alzo probabilmente va a toccare nei cavi qua dietro che ho appena spostato. Ciao Edo! Arrivo, eh. Edo, buondì. Buongiorno Edo. Buongiorno Edo, buona domenica. Adesso mi si è scollegato, eccolo qua. Mi si è scollegato un mouse, no, non il mouse, il... Non mi andava lo Steam Deck e adesso non mi andava il mouse. Poi ho visto che era staccato un cavo. Oh, che bello, sono tornato. Dammi sistemare. Io non so come si fa a sistemare tutti questi cavi, ma... Va bene, oh buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, aspetta, buona domenica. Mi sono incastrato nel cavo delle cuffie e prima che mi sposto e mi tolgo, insomma. Ma che ha fatto colazione, col brand? Allora. Tu che ti rimetti dentro al caffè il vino. Ma quello che ha bevuto era solo Fabio allora. Vabbè, no, ma Fabio l'ha lasciato a casa da solo ieri sera. Perché mi va tutto a scatti a me? A me no. Io ho frame rate basso. Boh, non lo so, ma che cacchio. Ma cosa ha fatto? Qualche aggiornamento stanotte? No. Vabbè. Quanto sono? No, ma non sto neanche consumando. Sono al 18-20% di consumo CPU. Vabbè, dai. E dove stai? Che dove sei sparito? No. Sei già... tra il campo 34 e 33 che li stiamo unendo. Allora, ricapitolando, cos'è successo? Abbiamo finalmente finito di fare questo maledetto campo qua che avevamo acquistato, il 120, giusto. Numero qua 120, abbiamo fatto tutto questo bosco che era tre giorni, ma lavorando giorno e notte, perché eravamo in tre a giocare e a fare tutto sto bosco qua. Finalmente abbiamo finito, abbiamo tolto tutto, l'abbiamo raso terra, proprio tutto. Abbiamo dovuto acquistare la cippatrice perché ci rendeva molto di più, non acquistare, noleggiare, e abbiamo anche noleggiato la macchina che tagliava le piante, che abbiamo fatto un po' prima. Eravamo avanti e indietro a vendere i cippati come se non ci fosse stato un domani. Alla fine abbiamo, ieri sera tardi abbiamo finito, abbiamo incassato bene, abbiamo pagato il debito e siamo riusciti ad acquistare i famosi terreni qua davanti alla farm senza chiedere il prestito. Finalmente siamo riusciti. Il problema è che adesso Fabio sta iniziando con il class, il 660, sta unendo il 33 col 34 come abbiamo definito ieri. Poi uniremo il 99 col 31 e lasceremo il 32 a sé e il 35 a sé. Allora, l'88 che è nostro, già di base, abbiamo messo le serre, quindi non possiamo venderlo, lo teniamo poi lì. Uh-huh. Il 90 aspettiamo che cresca l'erba, poi lo rivendiamo e se riusciamo o prendiamo l'89 o l'86 che lasceremo ad erba anche questo, vediamo un po'. Qui metteremo delle culture diverse, giusto per avere un'alternativa all'erba, al fieno. Dovremo fare insilato, molto, molto probabilmente metteremo del mais al 34 e al 33, quindi diventerà un campo unico. L'idea è anche di fare, dove sono io che lampeggio nella fattoria, di fare una stradina qua che scende
verso il 35, andando o andiamo verso il bosco, o andiamo verso il bosco e scendiamo verso l'88 e ci colleghiamo alla stradina esistente, oppure io direi di fare comunque quel pezzettino lì, di crearla, e una che magari va dritta tra il 35 e il 33, 34, c'è già la striscia d'erba, creare proprio una piccola stradina, ma proprio solo accentuata, assegnata, e che va sulla statale via, senza andare sotto. Quella che abbiamo sempre fatto più o meno, è un pochettino più veloce, anziché scendere e fare la rotonda, fare insomma. Comunque l'idea è questa, siamo riusciti e adesso... le mucche stanno bene, vi salutano e... no, a proposito di mucche bisogna levargli un po' di liquame, perché sennò ecco, non allora, la fanno più. Tu stai facendo, no, volevo vedere dove eri tu, che non ti vedo. Io sto in mezzo. Ah, in mezzo, ti vedo là in fondo, ma cosa c'è lì, l'aratro? Sì, sto unendo i campi. Ok. Però li ariamo tutti questi, cominciando a capo. Sì, 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 sì. Poi dovremo raccogliere tutti i sassi, perché guarda qua che schifo, non mi piacciono i sassi. Mm-hmm. Ah, eccolo qua, ti vedo qua. Niente, vado a prendere un trattore e vado con i liquami a sto punto, dai. I miei liquami, voi dove vuoi che te li metto tutti quanti? Perché si però, stanno... aspetti, se no o fai i campi questi sotto e poi ci passo l'aratro. Ma tanto liquame va giù, si va nel terreno, sì. Quindi anche se passiamo l'arato non so, dopo... sai che c'è? Non so se faccio l'arato lo riazzero. Sai che non lo so, non penso. Ho paura che passando l'arato riazzero tutto. Vabbè, possiamo provare, cioè, qui sono pieni. Tanto ci abbiamo... Cioè, guarda che sta sbordando. Ah, ma come faccio a collegarla il coso qua? Devo avere tutti i tubi io qua, oddio. Poi vedete, perché sia con i tubi che anche senza, se ti avvicini c'è il trigger per caricare. Sì, lo fa anche senza. Sì, sì. Se no devi prendere i tubi e farlo con i tubi. Con i tubi. Dai, vado a prendere il tractor. Vado a prendere questo qua. Sì, questo qua che è un pochettino più pesante. Vai. Devo fare la doccia al cane, arrivo tra un po', va bene, ma io faccio una live fino a mezzogiorno più o meno, non oltre, perché devo scappare. Mi hanno ritardato l'appuntamento, quindi riesco a fare la live. Nel pomeriggio invece volevo provare a tentare di fare una live con Antonio su Project 33, vediamo se il mio PC scoppia oppure no, perché già quel gioco là devo tenerlo abbastanza basso. Però volevo provare, ecco, giusto una partita con lui. E se quando vi arriverà anche a voi sto gioco, sicuramente con voi anche, perché è carino, mi piace. E allora stamattina qua e poi pomeriggio proviamo Project 33, se non scioppa il computer. Scioppa vuol dire non scoppia. Allora... guarda che le botti, mi pare le avevamo portate... No, è tutto qua. Allora, abbiamo acquistato. Che cacchio è sta roba? Che bello! Abbiamo acquistato. Non è la macchina del toast, questa. È lo spargiletame. Ma com'è che spargi sta roba? Vabbè. La Presedo in offerta. Ah, usate erano queste? Bene, bene. Non so se bisogna dargli una sistemata. Ma no, ma c'è la sistemata, io la do di solito ai trattori, al limite alle lame, basta, per il resto non mi cambia niente. E poi abbiamo, ma non sono nuove allora? No, buono. Bene, non è grandissima la botte, lo so. Però va bene così. Allora, li colleghiamo, l'attacco manuale, la PTO e i cavi, poi... Ovviamente, c'è anche la, cos'è, la rastrelliera, come si chiama la cosa dietro? Lo spargi... No, quella che va giù nel terreno. Quella è quella a dischia. No, a dischia, non lo so, ma non so come va, tutto qua adesso. Quella sì, va dietro. Devo cercare di collegarla, che non riesco a capire. Oh, ferma. Insomma, sembrava piccola sta botte, ma alla fine non mi sembra tanto piccola. Mi sa che il trattore che ho non è proprio adatto, però proviamo. Prossimo giro vedremo di... ma devo mettere il baffo davanti della Precision. Sì. Devo tornare nel fattore. Vabbè, che...
dovessi vedere, no, la botte dovrebbe avere il a me è uscito l'azoto precision. A me è uscito l'azoto, applicazioni di Kwami. Ah, c'ha già il coso, la botte, allora non devo attaccargli il baffo davanti. No, sì, come no, il baffo sì o no? Sì, perché non ce l'abbiamo quello già attaccato al trattore. Ma vedi un attimo se la botte c'ha bisogno del sensore. Come faccio a vederlo? Devi andare all'officina. Ciao Carlo, buongiorno contadini, buongiorno, buona domenica. Benvenuto. Auguri a tutte le mamme, a proposito. Esatto, auguri a tutte le mamme, che sono le migliori del mondo, sempre. Ah, eccolo qua il nostro Sebio. Ma fagli la creazione del campo lì, Già fatto. Ah, ok, fammelo bene, Sì. Eccolo lì, guarda che bel lavoro che sta facendo il nostro contadino Sebio, contadino virtuale. Ciao Anatra di Gomma, buongiorno, benvenuto, buona domenica. Allora devo andare in officina a vedere se c'è, ma io metto il baffo, ma che me frega, la metto sì su. Però alcune botti hanno il sensore sulla botte, sì, ma nel dubbio lo collego e basta, cioè sì così risparmio un po', a parte che, ma io spero che non ho bisogno dei tubi, perché non so come si fa. Poi casomai, a parte che c'ha il pescaggio questa, adesso mo te lo dico. Aspetta, adesso sono arrivato in farm, ci colleghiamo sto coso. A furia di collegare sto coso al trattore qua, mi sa che non ce la fa più a muoversi sto trattore piccolino. Adesso mi sono incastrato. No, qua vanno collegati i cavi, basta, il PTO non c'è, ok, bene. Non va bene messo qua sto robo. Allora proviamo a collegarci così. Ah, perché si è acceso sto coso dietro? Sembra accesa la botte. Dovrebbe da il blu. Mi dà il blu. Più avanti devi andare. Ah, ma se io ma sta botte qua c'ha il coso manuale. Il pescaggio. Disattiva, solleva. B. Ah no, quello dietro, questo niente. Sì, c'ha il pescaggio. Non so se va presa la pompa quella per pescare. Ah, ma c'è una ruota in mezzo, guarda sta botte. Infatti c'è un tasto che mi dice dispiega caro lì qua, nel schiaccio c'è una terza ruota. Ma dai, hai visto che c'è una terza ruota sotto sta botte che scende e sale tipo un carrello dei camion. Vabbè, lasciala giù, si vede che pesa. Allora cambia valore, che direzione della pompa. Vabbè, ascolta, qua è un po' complicato, poi andiamo avanti qua, vediamo. Qua sono prove che ha fatto io. No, non mi dà il coso, il trigger di carico. Più avanti devi andare. Sono andato, sono qui sotto dove c'è segnato, Sì, lo sto a vedere adesso. No, non mi dà. Devi prima riempire il. No, che palle. Devo andare a prendere i tubi. Vedi che se c'è il discorso della pompa che fa aspira o manda. Sì c'è, però a me non è mai funzionato quello, mai. Cambi direzione della pompa, riempimento o svuotamento, però devo avere il tubo, i tubi non li abbiamo, no, porca miseria. Ce l'hai l'aggancio sulla botte? Aspetta, io però c'ho sto coso qua. Aspetta, magari come faccio a buttarlo giù questo? Perché mi fa solo così? Mi si muove solo così, mi si muove. Allora, spegnimento, ripiega. No, anche andando giù col cosolino non pompa niente. Per quella ci vuole la pompa, quella che c'ha l'attacco per quello.
Niente, dai, vado a prendere sti tubi. Devo tornare al negozio. Vedo, mi rendo col carrellino blu. Quale carrellino blu? Quello. Ciao, da che collego, stacco e vado. No, c'è l'altro trattore, quello lascialo lì. Il trigger sulla map, sulla rampa, forse è saltato come quello delle tane. Aspetta, devi fare. Ah, devo tirarci come la cannuccia, eh sì, Mauro, vieni a tirare. L'avevo letto adesso. Allora, il trigger era sulla rampa, forse è saltato come quello delle tane, mi dici? Ah, vuoi dire che era qua sulla rampa? Fammi dire se esce. Ti dovrebbe da R, no? Non ho guardato se mi dava, perché ero andato giù sotto direttamente. Ma non mi dà niente, porca miseria. Qui mi dà compattamento. Vabbè, dai, vado a prendere sto coso. Vado con la botte e tutto. Vediamo di prendere il tubo. Io non ho mai provato quei tubi, anzi non mi sono mai andati bene. Vabbè, proviamo. Lampeggiante, casco e luci accese. Sempre. Come faccio fatica già a trainarla così stavolta, Mi vede quando sarà piena. Appunto. Ah, ma aspetta, c'ho la ruota sotto. Ok. E io non l'avevo mai vista la ruota sotto di sta botte. Che figata. Bello, non sapevo. Mi fa pensare che quando pesa sta qua, pesa. Quanti litri hanno? No, perché... Sì, magari andare a vedere nel negozio c'è, ma... Poi te la riempio, sarà... Boh. Sarà 12-13 mila, 15 mila forse, boh. A vederla così non... Bah. Magari arriva anche a 20.000, no? Mi sembra sui 15.000. Oh, frena! Okay. Allora, proviamo ad attaccare la Manure System con la pompa qui. Ma io qua la lascio già attaccata, mi sa, la porto dietro così, Allora. Se tante volte c'ha il posto dove mette il tubo. La Manure... No, ah, magari c'è il posto, però se non ce l'ha. Devo prendere il tubo... O andiamo di secchio, Fabio. Però ho bisogno uno che mi sta in quel posto, gli dico tocco col secchio. O andiamo col secchio. Non so, magari se entra Maurizio, no. Lo facciamo andare col secchio, così impara. Col tubo, hai visto il tubo per tirare la benzina? Stessa cosa. Tubo per liquame. Allora, questa qua, ce ne sono due. Uno è... Dai, il secchio. Tubo. Allora, vale. Uno è... Che caso cambia? Uno è maschio e femmina o no? No, lo devi decidere tu se fa maschio e femmina. Queste sono due lunghezze diverse. Cosa devo prendere? Prendo quello corto, uno... tanto è lì attaccato. Dai, prendo sto qua corto che attaccato. Quello corto però è... estensione. Capito? Con quello corto devi stare parecchio vicino. Ma è lì attaccato, non è che... va bene questo, standard 160, va bene. Devi solo vedere che tipo di attacchi c'hai sulla pompa. Standard però. Si riesce a prendere? Sì, si riesce a prendere. Allora, mo qua, questo dovrebbe, ecco, collega tubo, tank, lo lascio così e poi lo tiro dietro. Ah, tu mi dicevi se c'era il portatubo, ma vedi che la botte qua c'ha dei tubi suoi. Però sono finti, mi sa. Vuoi dire che posso staccarlo? Ascolta, io lo porto dietro così. Oggi è domenica, non c'ho voglia di farne. Lo trascino, tanto siamo qua, non devo fare autostrada. A meno che non l'aveva già acquistato Edo ed era in fattoria, magari, il tubo, no? No, l'avevamo presi per fare delle prove, ma... Abbiamo restituito tutto qua. Allo? Allo? Allo, come va lì? Procede bene?
Fatica il trattore. Sì, ci sono tanti sassi? No, i sassi no, ma è pesante di restarato. Vabbè, sta, cos'è? 6 metri? 8 km orari. Sì, ma 6 metri non è... Sì, sì. Però i sassi pure questi qua sono quelli piccoletti, capito? Perché è la prima, è il primo passaggio. Mm. Ma dobbiamo tirarli su comunque, a pulire tutto. Sì, 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 no, no. Il no, campo no, qua sì. Che hai fatto col rullo e quant'altro, cioè su tutti quei sassi lì che sono brutti da vedere, non si può. Dovremmo noleggiare il coso lì dei sassi e raccoglierli proprio. Il girasolo che abbiamo già seminato, però adesso vediamo magari quello. Vabbè, ma se quello lì lo se lo attacchiamo a quell'altro lo rifacciamo tutto qua. Allora vediamo un po' se riusciamo a attaccare sto coso. Non c'ha l'aggancio automatico, sull'off Bergman mi sembrava che c'era il coso automatico, arrivavi lì tic tac. Allora, e magari dopo faccio un impianto per bene. Ah, ok, va bene. Siccome l'hai provato tu, Edo, io non so come sei rimasto qua, non so neanche se va o non va. Io ho sempre avuto problemi. Ah, collega il tubo. Collegati i tubi, bene. Adesso devi aprire il rubinetto. Devo aprire il rubinetto, ma non mi dice niente del rubinetto. Cambia utensile, avvicina mappa. No, non mi dice niente del... Accucciati, ci dovrebbe stare. Tieni premuto per scollegare i tubi, mi dice. E tasto, mi pare che era il tasto destro. Allora, cambia, no, beh, niente. Proviamo, vediamo se va così. E cosa devo fare? Devi salire sopra e andare in aspirazione. Cambia direzione della pompa in riempimento. Svuotamento e riempimento. E poi? E poi attiva la pompa. Controlla la valvola, mi dice. Che palle. Scendi, se tu ti avvicini alla valvola a un certo punto chinati proprio sulla valvola, c'è scritto proprio apri valvola. No, non mi dice niente qua. Magari quella del trattore. No, è quella lì. Non mi dice niente. Sì, ovviamente che diceva di piegare la di piegare la cosa, girare la cosa, ma non perché non mi dice niente? Aspetta che... Tieni premuto per scollegare i tubi. Aspetta che sta arrivando. Scollega presa, no, ma qui c'è... Vado a collegare... C'è il PTO lì. Allora, io qua vado. Sali, scollega il tubo. Allora, afferra il tubo e usa l'altro tasto del mouse. Io c'ho il joypad, infatti è un casino perché non riesco a... quindi devo scollegarlo? Io non so se sta facendo la doccia al cane o sta guardando Farming. O no, Fabio? Poi sta, alla fine di tutto ha lavato il computer, il cane è ancora sporco. Edo, ti sto prendendo per il culo, Vabbè. Però dovrebbe dare apri valvola qua. Provo a salire a vedere se... Tu guarda dietro se spruzza, eh. Ti faccio la doccia. Allora, disattiva, cambia direzione, riempimento, però... No, ma se non apri la valvola... Infatti, mi dici di... Prova a staccare il tubo, staccamelo dalla botte. O di là. E da vedere se me l'apre... dal lato del muro, mi dice Edo. Perché non esce? Perché fa interazione con questa qua del... Tieni premuto per scollegare i tubi. Ma cosa devo tenere premuto per scollegare i tubi? Stacca. No, ma questi qua sono i tubi dell'aria. Esce, no, esce qualcosa. No, ma è perché qui si stanno pisciando sotto le mucche, guarda, è piena zeppa, guarda, non ce la fanno più. Fabio, fai presto perché c'è quella lì che è seduta, probabilmente non riesce più a tenere e non c'è più posto dentro, sta uscendo tutto lì qua, a me occhio.
guarda che veramente andremo avanti col secchiello, è un casino, infatti detto, no, io non ho mai, non sono mai riuscito a farle funzionare sul 22. La Manur System per me è stata una veramente non riesco, non va, non sono mai riuscito, punto. Allora, so che usciva il tasto dalla valvola, ma qui non esce. Sì, punta sul giunto del tubi a lato muro quando lo fai con la manina. Ah, apri la valvola, aspetta, apri, eccola. Oh, minchia. Questo, anche qua devo aprirla. No, vai. No, solo quella. Mo sali su e fai riempimento. La sorgente o la destinazione sono vuoti. Quello che mi è sempre successo. Allora inverto la pompa, riempimento, sì. Ah, ecco. Eccolo. Oh, minchia. E dai, adesso le mucche possono andare a farla. Stanno a scoppiare purelle. Purelle, davvero, minchia. Oh, finalmente siamo riusciti. Grande Edo. Sì, ma è a capire tutta sta roba, se va, non va. Adesso un'altra domanda: se io vado a mettere il liquame nel prato e poi nel campo, poi c'è coso, mi viene arato dopo da Sebio, va a perdere tutto o... cioè perde lo stadio del liquame o resta se viene fatta la ratura dopo? È solo perché devo svuotare la cisterna, qua è troppo piena. O non si sta svuotando, è perché è piena. No, è perché ci sono le altre che la stanno facendo. Spareggiamo. Sono due giorni che la stanno a tenere. Porca miseria, poverine. C'hanno la... al massimo ripassiamo. No, non dovrebbe. Boh, proviamo perché... Prova a pizzire, fai solo un pizzire. Sì, proviamo adesso. Allora, adesso devo staccare, devo chiudere la valvola. Devo andare dall'altra parte, sennò c'è l'interazione con... Allora, devo farlo con il mouse perché sennò non lo vedo io. Boh. Sali sul veicolo, vedi che non me lo fa sto. La devi centrarla bene. Prova a chinarti pure. Allora, cambia, chiudi valvola, tac, perfetto. E questo lo sgancio. Devo fare un po' col mouse e un po' con la cosa perché non riesco. Come faccio qua? Bene, perfetto. Vai. Oh. Vado con questo campo qua vicino a me, quello pieno di erbacce, Sì. Spegni sto coso. Allora, adesso devo aprire il baffo, giusto io? E veniva attivato con Ctrl B. Ctrl B, sì. Alt B, perfetto. Perfetto. Lascio tutto in automatico e basta. Intanto mo che entri nel campo dovrebbe dare la colorazione. Oh, aspetta che devo abbassare la terza ruota. Com'è? Abbassa, ripiega. Aspetta, era questo qua. Dispiega carro botte, via. Perché sennò affonda troppo. 13.000 litri comunque, Fabio. Ti ho detto che non era. Pensavo intorno ai 15.000. Sì, era lì. Ah, ma questa fermo non la puoi fare. Perché? Ivana, non lo puoi fare. Perché non ce l'abbiamo la precision. No. I campi non abbiamo fatti ancora. Ah, è vero. Vabbè, allora, niente. Vado a prendere il coso piccolino, faccio subito veloce. Tanto è immediata la cosa, no? Sì. Dai, è vero. No, dovevamo fare subito. Però almeno abbiamo liberato un po' i liquami dalle mucche, quindi. Vero. Che non so dov'è il piccolino. Vicino. Vabbè, dai, prendo. Nel capanno quello dove è. Prendo il trattore qua, dai, non cambia niente.
faccio subito quel campo lì e poi magari facciamo l'altro. Ok. È vero. Non ho, siccome l'abbiamo appena acquistati. Bisogna farli tutti i campi. Sì, però volevo fare subito questo. Sì. L'abbiamo appena acquistati, è normale che dobbiamo fare tutti. Facciamo bene questi che sono i nostri. Allora, sollevalo, l'ho anche tenuto giù io. Andiamo più in là. Fatica, Sì. E questo c'ha 205 cavalli, ma fatica. E dovremmo vedere di trovare magari un trattore usato potente, se riusciamo. Un'alternativa. Ma quello lì mica l'abbiamo preso usato anche? No, questo qui è. Usato ce l'abbiamo quell'altro. Che c'hai te, mi sembra. Quello che non c'ha. C'ha 50 ore questo, Io ce n'ho. Non è 41. Poco, 50 ore. Guarda che l'abbiamo. A parte che in questi giorni qua li abbiamo strausati questi trattori. Con quel cavolo di bosco, veramente. Ah, non me l'ha fatto qua. Quel cavolo di bosco veramente ci ha. L'ha devastato, basta. È vero, abbiamo fatto i soldi, perché non dico di no. Però ragazzi, che palle. Tutto. Una volta l'ha fatta io la live, una volta l'ha fatta Edo. Sempre nel bosco a far silvicoltura, per far passare l'inverno. Non ne potevamo più. No, basta, per l'amor di Dio. Però ecco, almeno siamo riusciti. Ecco, la soddisfazione è che siamo riusciti ad acquistare quello che avevamo detto all'inizio. Insomma, Restituire il debito. Sì, ne faremo ancora, perché tra fertilizzanti e quant'altro. A parte che. Se basta il nostro liquame e il nostro concime, capito che alla fine la verità è che se riuscivamo a acquistarlo come abbiamo sempre fatto, acquistare i campi questi qua con già una coltivazione o quant'altro, era il massimo, perché sfruttavamo anche il raccolto subito di quello che c'era, andava bene qualsiasi cosa, anche patate e plumba, patate no, e vabbè, però sai, sono sempre sì sono sempre cose, recuperi, no, tutto. Invece in questa maniera dobbiamo farci tutto da capo, insomma, un costo non indifferente. Bella la lavorazione, bella, perché mi piace, perché diciamo devi preparare il campo alla meglio, tutte le fasi giuste, più o meno, insomma, quelle che conosciamo, quelle che sappiamo fare, perché io non è che. E poi vediamo, decidiamo cosa mettere, ma lì dove stai arando tu. Secondo me va benissimo fare mais per fare insilato, che ci serve. Tanto il mais mi pare che si pianta. Aspetta. Nel frattempo che il mais. Quando è che si può fare il mais lì? Aprile si pianta. Noi siamo mese prossimo, il mese domani, Domani. Sì, oggi è il 2 di marzo, abbiamo 2 giorni per ogni mese, quindi. Però bisogna prendere la seminatrice. Vabbè, la noleggiamo quella. La noleggiamo, perché, capito, facciamo questi, poi che ne so io. Abbiamo noleggiato la cipatrice, abbiamo noleggiato la macchina che tagliava le piante, quella grossa, dalla Rot, ma cos'è? Bella quella lì. Ma ci è costata un botto.
però alla fine considera di noleggio, tra tutti i mezzi che abbiamo preso abbiamo speso 165.000 euro, mi sembra di più, a me. No, di più, per me era oltre i 200.000. No, 200 non ci arrivava, perché avevamo preso anche il carrellino giallo della legna. Sì, l'intenzione era di portare i tronchi alla segheria o all'altro che lo ricomperava, ma poi abbiamo visto che comunque il cipato lo pagava molto di più. Cipato, alla fine abbiamo provato prima una cipatrice che poi non risultava non essere molto, un po' buggata, diciamo. Vuoi per la mappa, vuoi per il server, non lo so, però l'abbiamo cambiata. Abbiamo preso quella standard e quella lì l'abbiamo fatta andare bene. Tu sempre a noleggio, quindi ti ricordi l'altra? Sì, sì. Insomma, sono soldi che abbiamo provato. Li lanciava. E abbiamo provato un po' anche noi e comunque abbiamo capito che quella dell'originale andava un po' meglio. E abbiamo capito che comunque il cipato rende molto di più della legna, proprio perché c'è un'altra lavorazione. Ti costa. Costa tempo, costa in manodopera, ma in mezzi. Però alla fine ci ha pagato. È vero, ci abbiamo messo. Considera, siamo partiti con 15.000 euro. Ci abbiamo messo veramente 3 giorni, giorno e notte, cavolo, in 3. Minchia. I 22.500 litri all'inizio ce la paga di 15.000 fino ad arrivare a 13.000 e 4. L'ultimo che abbiamo scaricato. Giusto? Sì, erano più o meno, dopo è sceso un pochettino, però guarda, per fortuna l'abbiamo finito veramente. Se ne poteva più, no, ma tutti e tre veramente non ne potevamo più, più basta. L'inverno si potrebbe rifare la stessa esperienza acquistando un altro bosco e subito di cipatrice, perché l'inverno qua non si fa niente, missioni non ce ne sono, a meno che non hai magari di qualcosa tipo gli animali o le api, ecco, le api mi piacerebbe metterle magari giù vicino alle serre. Sì. E capito, qualcosa, però non so d'inverno cosa, che cacchio ne so io. Cioè, non fai niente in sta mappa, Poi non è che ci sono tantissimi boschi, che poi. No, ma perché me non ce ne sono tanti piccoli, sono tutti enormi. Sono tutti grandi, è vero che potremmo, al limite potremmo rivenderlo e poi, capito, ricomperarlo per finirlo. Si può fare sto giochetto qua, Non è arrivata l'analisi ancora del primo campo, no? No, perché se te stai facendo questo, cavolo, quasi, per essere sicuri vado, faccio questo, non faccio l'altro. Capito? Così siamo sicuri. E tanto bisogna farli tutti comunque. Sì, ho dimenticato un pezzettino, cavolo. Mi costa sprecato questo. Allora, questo via, mandiamo anche questo a fare l'analisi. Dov'è? In via, vai. Facciamo quello che sta facendo Fabio adesso. Buono. Per sto campo ci vuole una giornata. Sai cos'è di sto campo qua? Peccato che ci sono quei pali della corrente in mezzo, però. No? Sì, però hanno la fortuna che non c'hanno collision. Ah, non sono collisionati quelli lì? No,
No. Ah, oddio. Meno male. Sì, meno male, però è un po' una cagata, cioè, adesso. Già, io nella realtà non li trovo, anch'io i pali della luce, della corrente, quello che è, ma tanto non ci hanno colliso, gli dico al suocero, vai, vai, vai contro col trattore. Vai. mi vedi su me in carrozzeria a mettere a posto il trattore. e pagare i danni del palo. Pure questi sassi sono piccoletti. Ma cosa vuoi fare? Non facciamo la vendita dei sassi, quindi. Questo qua quando piove sarà bello da fare, vedi che dove sei te si è leggermente in salita. Se lo fai al contrario mi sa che affondi. Vai, vai, non fermarti, vai, vai, vai. Navighiamo pure così. Sì, sono belli grandi, comunque, tutti insieme. Cioè, ci sono costati. Cos'è che ci sono costati allora alla fine? Tanto per capire. Tanto che li hai acquistati. Una volta che abbiamo restituito tutto quanto, tutto quanto? C'erano rimasti 400 e passa mila euro. Avevamo superati 480, una cosa del genere. Il debito comunque già l'avevamo estinto prima. Sì. Considera, sì, intorno 400 300 mila euro sono costati questi quattro terreni. Comunque la sfida resta sempre quella, eh. Allora, quello che avevamo detto all'inizio di prendere i campi vicini alla fattoria per avere una comodità di essere vicini al campo, insomma, no? Poi saranno seminati ad erba, saranno messi a mais, probabilmente a senape o qualcosa anche per fare la paglia, perché ci serve la paglia. Questo qua non me lo fa. Noi ci abbiamo qui i campi, il 9, il 10, il 71, che c'è a foraggio. Vediamo quante balle di paglia, perché comunque nella razione mista ci va una insilato, una insilato, una fieno, una paglia. No, due insilato, due fieno e una paglia. Vanno mille litri. 1000 litri di insilato, 1000 litri di insilato, 1000 litri di paglia e 1000 litri di erba. Non era di più, no, non erba, coso è pieno. Non era di più di insilato? Sembrava di più. Guarda, lo vedi? No, era così per capire, era per sapere se mettere quanta paglia fare. Allora, ci vanno 1000 litri di fieno, 1000 litri di insilato, 1000 litri di paglia e 1000 litri di mancime minerali. Almeno da quello che dice la. Poi resta la, come si chiama, la variabile delle, come si dice, delle missioni, che comunque sono generose, abbiamo visto almeno. Ti lasciano portare a casa. Ti lasciano portare a casa diverse balle, ti ricordi? Sì, sì. Quindi sì, anche sì, quello infatti dovremmo farle più possibile, quelle missioni lì, anche per variare un po' i campi, un po' sì, no, vedere. Sì. Diciamo che se, visto che dovremmo avere poca paglia, magari con qualche missione se portiamo via un po' di roba, di materiale. Sì. Poi ce ne vuole uno per la senape, appunto, per fare per la mostarda. Sì. E io farei il campo questo qui sotto, il 35, che è un bel campo, perché comunque all'inizio ti danno il campetto piccolo, è vero, e il negozietto dalla fattoria ti produce e ti rende bene comunque. Sì, sì. Quindi peccato lasciarlo perdere,
sarebbe bello continuare. Vabbè, comunque ancora ce ne abbiamo di... Sì, però bisogna comunque sostituirla un pochettino. Toccherà reintegrarla sicuramente. Poi comunque la sfida era appunto di acquistare questi campi qua e ci stiamo riuscendo pian pianino, grazie al cippato che abbiamo fatto in questi giorni. E l'altra sfida comunque è riuscire a comprare sto maledetto mulino, che il mulino costa veramente uno sproposito in questa mappa, però volevamo lasciare l'originale, quindi senza mettere mod di mulini che costano di meno, per il semplice fatto che la mappa ti ha messo a disposizione questo, e questo è uguale per tutti, quindi chi mantiene la mappa più originale possibile ha gli stessi costi. Quindi è vero, costa 800.000 euro quel mulino là in fondo, maledetto, che ma costa... ci siamo andati vicino, Lo so, ma infatti non è possibile. Ci faremo altre sicuramente prossimo giro, faremo tanto cippato e ci faremo un po' un mega debito ancora, e alla fine, però intanto dobbiamo cercare di lavorare per depositare il più possibile nei magazzini nostri frumento e quello che serve al mulino, perché se una volta preso il mulino e poi non abbiamo niente da riempire, è capito che tanto vale. Quindi cominciamo un po'. Allora aspetta, qua adesso devo mandare in via al laboratorio questi, ma perfetto. Cosa manca? Manca questo qua. Manca 35, questo. 35, no? No, il 31 manca. Ah, dopo dove sono io anche, sì, è vero. Dove c'è il trattore, è vero. Faccio questo, già che sono qui. Ci vuole un attimino, ma... sì, bisogna farla, sto lavoro, è inutile. Serve tantissimo. Devo fare anche le stradine qua, perché poi saranno eliminate quando farà la creazione del campo Fabio. Ah, abbiamo due piante da tagliare qua ancora, Che palle. Non le voglio più vedere. Ne abbiamo due, poi quelle due brutte che non posso vedere. Sì, bisognerebbe pulire. Però bisogna farle, è inutile. Dobbiamo pulire i campi qua, Sì, sono proprio brutte sta qua. A tagliare con la motosega. Se vai in laboratorio analisi, porta anche quelle di Fabio. Megarcere, no? Meglio non saper niente. Specialmente che ieri sera era a casa da solo. Va bene, dai. Allora. Qua. Cioè, mi scoccia noleggiare il togli tronchi, il togli, come si chiama, ceppi per due piante. Porca miseria, ci viene a costare un capitale solo per due piante, per due ceppi. Ma pure quello piccoletto? No, prendiamo quello piccolo che sì, o prendiamo direttamente quella fresa che toglie tutte, anche le piante, che a sto punto. Allora, se usi la fresa, poi fa pure il campo, cioè poi pure uni i campi con quello, perché lì su quel punto lì a me non mi ha dato sempre problemi che non ti cambia la texture. Se passo con l'aratro, però c'è il modo per cambiarla. In questo campo qua mi sembra che c'è qualcosa che non cambia la texture, mi sembra di aver visto. Sì. Questo è dove sono io, sulla giunzione giù in basso, c'è, perché c'è l'acqua, perché ho visto che si sono lamentati altri utenti con i francesi qua, e sembra che ci sia il problema perché da l'acqua, simula l'acqua, io non lo so cosa, però non hanno sistemato niente, quindi il modo c'è per levarla comunque. Sì, anzi abbassi velocemente l'arato e vai avanti. Hai visto che il primo attacco che sul terreno dell'arato ti cambia subito la texture, e così te lo riesci a fare. Allora, mi manca... devo rifare il 99, devo rifare? No. A me l'abbiamo fatto non lo... il 99. Sì, però... Io lo vedo... No, il 99 è fatto. Ah.
Tu vedi anche gli altri fatti a questo punto? Mi sa che basta. No, non li vedo fatti. Io li vedo campione del suolo prelevato. Il 99? Ah, il 99 Franco. Poi ci sarà Giovanni, ci sarà... Niente, dai. Aldo. Qui a... Eh? Aldo. Giovanni. Niente, va qua, lo chiudo e metto via. Parcheggio via. Il 35 pure hai fatto? Qual è il 35? È quello lungo? Sì, ne ho fatti tutti. Guarda un po' nella mia live che dovresti vedere. Sì, la sto a vedere. Aspetta, non è ancora arrivato. Arriva adesso, si vede. A te arriva dopo un attimino ancora. Se tu guardi, vedi tutto campione di suolo prelevato. Sì, è fatto, dai, va bene. Metto via e comincio con l'liquame, dai. Tanto altri campi non ne abbiamo. Tu hai fatto il pieno della botte, mi dicevi ieri? Sì, basta, so calati. Ho fatto il pieno di gasolio, 10.000 litri ho messo. Ok. Almeno ce l'avevamo pieno. Allora, andiamo a... A sto punto, cavolo però, se vado sul terreno, quello che hai fatto tu, io non vado più con questo trattore. Vabbè, proviamo. Ma sono so tutti comunque sono molli. Se no dovremmo fare una cosa, provare a cambiare. Prendi il plus e mi dai quell'altro, il case. Vabbè, dai, proviamo. Per essere sicuro vado su quelli che tu hai fatto. Quello lì con dentro la calceviva. Fai quello. Ma non l'hai arato quello lì? Devo fare. No, quello già da quello l'abbiamo comprato così. Però non è arato, dovremmo ararlo quello lì anche. Vabbè, dai, provo. Adesso vado su, magari faccio un discesa, boh. Ah, ma io pensavo che mi avevi già unito questi. Quale? Questi sono uniti già, sì. No, io non quelli li che vedo. Sta a fare io, sì. Sì, sono uniti. Io non li vedo uniti. Dove sta a passare io adesso? Sono uniti i campi. Ma tu quale stai a pre... Aspetta, no, tu... No, questi qui devono... Dove stai passando te non devono essere uniti. Sì, l'hai detto ieri. No, dobbiamo unire quello col 99. Quello dove... No, scusa, la calceviva col 99. Mi hai detto? Unire. Sì, è vero, scusa. Ah, è vero di là, è da. Sì, pardon. Cominciamo. Volevo vedere se eri attento. Certo, sempre. Oh. È piccolina quella, È piccolino, sì, però pian pianino per il campo che ci troviamo adesso. Allora devo schiacciare, no, davanti è acceso, devo accendere solo dietro. Come cacchio faccio a accendere? Accendi carro botte e ti spiega ad terza ruota. Sta andando? Sta andando una mazza. Cammina. Ripiega carobotte, accendi carobotte. Abbassa, è passato. Ah, no. Ho sbagliato, non l'avevo acceso. Boh, che cacchio ne so io. È l'emozione. L'emozione di avere i liquami. Frischi. I primi liquami. Io non vedo tanta la differenza di texture, però. Ti si abbassa?
la quantità dentro la botte? Sì, 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 no, no, se basta quella, se basta. Parecchio anche. Beh, la dovresti vedere, perché da dove è arato la dovrebbe fare. La dovrebbe cambiare la texture. Non c'ha il lame quella. No. Dalla minimappa no. No, si vede, non è che cambia tantissimo, è un pochettino più lucida. Si vede, eh. Adesso faccio sì, il perimetro esterno. Però la texture cambia comunque. Sì, 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 sì. Dai, bene, vedi sempre la ratura, eh. Non è che vedi... La ratura sì, la vedi sì. Sempre. Però vedi che è un po' più lucida, vedi che... E c'ha l'effetto poi bagnato. Quando mettiamo, quando facciamo per raccogliere i sassi dovrebbe mescolarla un po', dovrebbe sparire, diventare più come faccio, spegni, dovrebbe diventare un pochettino più una coltivazione. Secondo me vado a fondere il trattore io. È pesante, è pesante. Però. Non era meglio quella che spruzzava senza trascinamento di questi rovi qua dietro? No? Vabbè, a parte che se l'ha presa usata. Abbiamo preso usate e ci abbiamo attaccato quello che in quel momento ci avevamo come disponibilità economica. Sì, sì, sì. Perché mai mi volete che è piccola? Sì, è quella, un po' piccola. Come larghezza, però. Capito? Pure quella. Però li fai una volta ogni tanto, non è che... Esci dal trattore e senti se profuma. Più che profumo qua, povere mucche, era qualche giorno che non riuscivano più ad andare a farla, era piena il vascone, doveva per forza farla, non c'è verso. Allora fammi vedere se riesco a fare due foto intanto che vado a questo coso. Bene, fatte. Adesso mettiamo ancora lo slab. Stando dentro io non vedo niente, non so se sono in... È bello dentro, ma non vedo se sono al limite. Ma hai controllato l'officina se la botte c'ha bisogno del sensore? Non lo so, non... Ma io il sensore gliel'ho messo davanti, quindi che me frega. Ma alcune bottiglie ce l'ha montato. Vabbè, tanto l'abbiamo, quindi non, cosa mi cambia? Perché non so se sta funzionando. È acceso davanti, se non ce l'ha la botte c'è acceso davanti, quindi. No. Che sulle botti, se sulle botti andava il sensore sulla botte per farlo funzionare. Ma se c'è il sensore si dovrebbe vedere tipo il GPS, no? Punto. Ma non c'è niente qua. Allora non c'è, aspetta un attimo. Perché c'è pure che se no stai a fare lavoro che poi. Dove sono le botti, le botti, le botti, le botti. Allora, come faccio a alzare sto coso? Non si alza. Sì. Sì, cosa? Ce l'ha il sensore? Aspetta. Ma non mi dice niente qua. Vabbè, c'è il dosaggio automatico, dai, va bene. Vedi, deve essere una scatola gialla dietro. Sì, c'è. Apposta, c'è proprio collegato al tubo dalla distribuzione. Sì, quella c'è. Allora ce l'abbiamo.
e allora non serve, beh, ma tanto non, serve, ormai... non ti serve quello, no, non ti serve quello davanti. E vabbè, ma a sto punto cosa mi cambia? Lo spengo, lo accendo, no? Vabbè, non mi cambia niente. Per essere sicuro ho detto dai, lo prendo lo stesso, via. Oh, guarda i curiosi che si fermano a guardare così, è lì qua, cioè non è che non è Coca-Cola. Siamo un'azienda bio. Bio, bio di notte, siamo bio di notte. Dai, se non riusciamo a non comprare fertilizzante è tanta cosa, tanta roba. Ho fatto il giro del perimetro di questo campo e sono al 28%, quasi finito il primo giro. Ah. Vabbè, buono. Insomma, buono, ce ne va giù qua di lettame. Sì, sì. Di liquame. E ne abbiamo 200.000 litri, perciò... Sì, ho capito, ma... Perché a me mi vedi che c'è un botto di tempo per passare. Vabbè, si fa. Abbiamo fatto la legna per 3 giorni. Aspetta, che devo ancora finire il primo giro, Sto arrivando alla fine del primo giro e... E sono arrivato al 19%, 18%. Ne ha messo giù, Vai. Ma è strano perché nella minimappa dovrei vederlo io se passo o non passo. Sì. Cioè io non lo vedo lì. O lì o sulla cosa? Ah, ma forse perché non è ancora, non sono ancora arrivati gli esiti del laboratorio, forse? Ah, quelli si dovrebbero da... Ma non erano immediati, mi sembravano quasi immediati quelli. Infatti vedi, ce l'hai ancora... Cioè, non vorrei star qua a fare un lavoro per niente, Infatti ancora non ti dice niente. No, ancora non ti dice niente. Strano però. Ok. Non era quasi immediato. Sì. Allora, ripiega. Ok, andiamo a farci il pieno. Sì, era quasi immediato, boh, non so cosa dirti. Però lo sai che non ti ha fatto pagare. No, era uscito che lo mandavo in laboratorio. Ah, aspetta, magari non sono ancora arrivati. Cioè, boh. Ah, mi sembra strano. Perché se è così che non ce l'hai, cioè ne sta a mettere una quantità che lui non l'ha quantificata, no? Ne mette una quantità così a modo suo. Allora, riproviamo con sto tubo. Tac. Collega il tubo. No, X. Bene. Qua devo andare a accendere la valvola, mi sembra, però dalla parte di là. Allora, vediamo un po' con il mouse perché... Ecco. Apri la valvola, perfetto. Oh, una volta che si sa com'è. Accendo. E... riempio. Riempie? Sì, sì. Ma sacca là dentro? Non penso di sì, ma ce n'è ancora talmente tanto che... Sai cosa? Volevo provare a fare una foto senza quelle cavolo di icone che non mi piacciono. Vediamo un po' se riesco a toglierle. Allora, sì, sì. Ok, vediamo un po' così. Perfetto.
piace di più così. Bene, poi ne facciamo, vediamo un po', una così. Perfetto, dai, basta. Adesso li devo rimettere, se no io non ci capisco una mazza. Allora, sì, no, questa no. Ok. Perfetto. Devo andare a staccare di nuovo il tubo. No, la valvola prima, perché se lascio aperto la valvola mi esce tutta la roba, dici? Teoricamente sì, non dovrebbe uscire, però. Ma non so se te lo fa staccarlo, sai? O se no, staccalo solo dal lato della botte. E lì lascia tutto attaccato. Vedi che se te la fa staccare? Praticamente no. Sali sul veicolo, chat, avvicina la mappa. No, non mi riesce. Che casino questo roba. Allora la devi... Ah, no, la fa staccare. Sì, lo fa staccare senza la valvola. Ok. Vedi se te l'ha chiusa però la valvola adesso? In automatico? Sì, mi sembra di sì. Dovrebbe essere chiuso. Se sta su, sì. No, sta giù. È rimasta giù? Sì. Allora, aperta. Ah, vabbè. Mo' ritorni tutto allagato di... No! teoricamente quella valvola aperta deve uscire. Oh, buongiorno Maccio. Benvenuto, buona domenica. Va bene, dai. Adesso dove ero rimasto io qua più o meno, eccolo lì, si vede. Secondo me non li hai inviati, perché sennò arrivano subito i risultati. Li ho inviati, mi dicevi di schiacciare Y e... come faccio a vedere? Devi ritornare sul sensore. Mi sa. Aspetta, posiziono il trattore, poi vado a riprendere il sensore. Ma no, ma li ho inviati, sì, Non si riesce a vedere il campo... me lo dà il rosso, me lo dà. Che palle. Allora, se noi guardiamo così, aspetta, dov'è qua la precision? A me lo dà campione di suolo prelevato. Però mi sa che devi andare sul sensore e vedere se tante volte magari ti fa invio. È dal ma sensore, no, ma che li ho inviati. Cioè... Io per esempio mi ricordo pure io che era abbastanza automatico. Sì. Che se no quello lì le puoi acquistare là. Perché fino a mo' non abbiamo pagato nulla. Ma oggi è domenica, però non è. Ma lavorano anche l'ufficio oggi? Può darsi che sono chiusi. Cazzo di francesi. Porca miseria. Scusate. È stata un'interferenza. Allora, dai che prendo ancora sto coso. No, ma mi sembra strano anche a me, cioè, boh. Che te devo dire? No, perché non l'hai fatti su quell'altro, poi hai fatti sempre te, no? Chissà dove li ho spediti. Dall'altra parte del mondo. Allora che ieri sera non sono andato a fare la preschia, sono andato a casa bello tranquillo, anzi eravamo nei boschi ieri sera a fare sta maledetta legna che guarda. Dobbiamo rientrare nei panni dei contadini, lì era. Sì. Agricoltori. Allora. Vedi se ti dà la cosa in via. No, non mi dà la cosa in via. Solleva unità di piega, preleva campione. Sta. Mi dice di. Io ne prelevo ancora uno. Che te devo dire? Prelevo uno di questi, dai. Da questo campo qua. Allora, vado giù, preleva, X, va giù, vedi, qui sta facendo il suo bel lavoro.
Ah, che bella la foto così col colore. No, ho sbagliato. Questo. Allora, così, ma che bella. Tac. Un pochettino che si vede il megaponte francese. Tac. Ok. Adesso attiviamo di nuovo quello. E prelevo campione di suolo, vediamo un po', riepiega, invia campioni di suolo per analisi Y, tac, vedi, e usciva sta roba qua. I campioni del suolo verranno inviati al laboratorio per analisi, presto verrai i risultati della mappa del suolo. Insomma, la domenica però gli uffici sono chiusi, lunedì compreso. Che faccio? Allora comprali. No, le ho mandati ormai niente, bisogna aspettare. Che palle. Cioè, no, sono sicuro che sono andati. C'è niente da fare, bisogna solo aspettare. Ma erano immediati comunque. Io mi ricordo che erano immediati. Sì, erano immediati, sì. Ma li vedo anche con questo coso qua, Li vedo tutti così. Boh. Acquista informazioni? No, non li acquisto, cioè li ho. Che palle. Totale 1819 euro. Analisi economica? Ah, ma c'è l'analisi economica, scusa. Sì, però quella la fai, l'acquisti direttamente senza quel passaporto. No, ne ho fatti, scusa. No, se noi paghiamo due volte, capito? No, infatti. Qua fuori niente. Boh, non lo so, adesso che te devo dire, lasciamo un attimo. Aspettiamo. Sì. Effettivamente non è arrivato nessuno a debito ancora, Appunto, per quel motivo lì, capito? Però mi sembra pure quello, era quasi automatico. Boh. No, ma mi viene veramente il dubbio che oggi è domenica, questi qua... Ma è domenica da noi, mica nel gioco. Ho capito, ma è domenica, capito. Allora, cos'è che... non so, di solito arrivano subito. No, ma effettivamente abbiamo fatto gli altri campi, sono arrivati quasi all'istante, quasi. Infatti ero già convinto, ho detto faccio subito... Mi fermo con i liquami, vado subito a fare l'analisi, tanto so che arrivano. Poi a questo punto li ho fatti tutti i campi, ma non è arrivato niente. E sono sicuro che li ho mandati, quindi... Dov'è il mio trattore? IVA, preso IT-33. Che è? È il gioco. IT-33? Che roba è? Sì. È il gioco quello dello spara tutto quello che giochi stasera con Antonio. No, pomeriggio. Project 33, ok. Allora se ci sei pomeriggio vieni che facciamo una partita in live in multi, sempre che il mio computer ce la faccia. Spiega carro botti, ok. E accendi carro di quale? No, però aspetta, devo tirare giù quei cosi dietro. Casino, tutti. Non possono fare un bottone. Ora lo installo. Cacchio, ma allora ti arriva anche a te, Fabio, Chi è? Maurizio? Sì, Maurizio. Sì, Maurizio. Non so, quando l'ha ordinato lui? L'avrà ordinato insieme, più o meno insieme. Allora, è domenica in tutto il mondo, tranne... che nel paese di Maurizio gli tocca sempre lavorare. Ma fa finta di lavorare perché poi si forma la gente alla cassa e lui è lì su farming. Poi gli dicono, Mauri, vieni giù da sto computer. E lui dice sempre, conti. Poi è farming, non sono conti. l'altro ieri sera l'ha ordinato. Allora vedi. Rotter ti dovrebbe arrivare anche a te a breve, dai. Allora accendi, vai. Sta calando, sì. Cavolo, però io qua non è che vedo tantissima differenza. Vabbè, ma anche se sormonto non, capito, non fa niente. Con la precision no. La precision che non te...
parte già il terreno ce l'ha, la quantità giusta, tu ci puoi passare sopra con la botte accesa, okay. E lui non la scarica. Poi vediamo nella mappa. Mette lì da Rossi. Cioè, okay. Rossi, fu, ci dà. Che te devo dire? Cioè, io li ho mandati, non è che. Sì, sì, dovranno arrivare. Sette chilometri orari, porca paletta. Tu fai 7, io faccio gli 8. 9. Allora, come si chiama il gioco che parlate, Maurizio? Guardo. Ah, con lo Stream Deck. Si chiama Project 33, qualcosa del genere, però devi richiedere l'accesso perché è un alfa. E lo volevo, se riuscivo, volevo portarlo in live nel pomeriggio, che c'è Antonio, di sicuro, che abbiamo già giocato l'altro giorno, e a questo punto, se riusciamo a far entrare anche Maurizio, fino a 5 giocatori, è un extraction, è carino, è... Bah, si prova. Sì, sì, è quello lì. Nessun valore rilevato finora, comunque, mi dice. Cioè, lui sta buttando giù liquame a tutto spiano qua. Appunto. Cioè, secondo me, aspettiamo. Ne stai buttando pure tanto, capito? Magari, sì, dai, dai. Questi comunque avendo arato ce ne avrà bisogno, per carità. Dai, mi fermo perché è inutile, cioè qua continua a buttar giù troppo. Cosa esce la barra della percentuale, sì? No, mi dice quando no. Stai sopra la botte. Aspetta, quando avvio la botte c'hai la barra della percentuale di sì, quanto, però mi dice nessun valore rilevato. E allora non c'è. C'è la barra, ma non viene segnato perché non ha nessuna. Perché? Perché non è analizzato il terreno. Cioè, non c'è il riscontro dell'analisi del terreno. Lui lo fa con quello, no? La percentuale. Tu analizzi il terreno, ti dice che quel terreno c'ha bisogno di tot azoto e la botte dà tot azoto. Ma se non c'è il valore del terreno, della quantità d'azoto, quello dice. Io te mando io, te le do tutta. Mauri dice che posso anche dosare la quantità che butto giù, però. Il lavoro che ho fatto prima delle analisi dovrebbe funzionare da solo che non sono arrivati ancora i risultati. Cioè, o questo qua che sto facendo lo acquisto, però mi scoccia perché sono 2690 euro per questo e 1641 dell'altro. Minchia, io li ho mandati sti robi, Boh. Che cosa devo dirti? Cosa devo fare? Devo comprarlo, Fabio? Se... Sono 2007 più sì. 1006 sono 4.000 euro. Cioè, mi giro a buttare 4.000 euro così se li ho già. Poi se mi arriva dopo. Ma tu hai fatto per singolo campo? No, a parte che non posso farlo. O l'hai mandato tutto insieme? Posso fare il ripristino e basta. Non posso comprare la... No, ho fatto singolo campo, ogni campo lo mandavo. Allora prova a fare ripristino. Ma il casottino delle analisi lo avete messo? No. No. Quello verde che ti dicevo. Ma quello non è per le analisi o per il GPS della cosa? Quello è della precision. Beh, ma tempo, allora abbiamo fatto questi campi qua, vedi? Senza casottino questi qua, il 9, il 10 abbiamo fatto, il 71 vedi, abbiamo fatto no, gli altri no perché li vogliamo vendere, il 90, l'88 non ci interessano, avevamo fatto questi poi abbiamo venduti, abbiamo fatto il 25, vedi che ci sono un po' i bordi, senza casettino, cioè abbiamo fatto questi ma non è tornata l'analisi, abbiamo fatto il 99 vicino alla fattoria,
e si vede, e gli altri che ho fatto adesso. Allora, io non ho mai messo nessun casottino, mi sono sempre trovato, sì, mi sono sempre arrivati anche a me. Effettivamente, vedi, cioè gli altri sono stati fatti. Non so perché oggi, veramente oggi è domenica, non lo so. Che te devo dire? Cioè non... È strano. Oh, aspettiamo un attimo, cosa facciamo? Per forza. Allora, o lo... A meno che non va il baffo con la botte, cioè magari devo staccare il baffo. No, perché ce l'ha anche la botte, quindi sai cosa faccio? Vado, stacco il baffo. No, lascialo lì vicino che fa una prova. Ma e vado a riempire di nuovo la botte, perché ho fatto questo pezzettino qua, sono a metà. E la botte, magari va in conflitto quello, magari il baffo davanti, la botte che ce l'ha il cosettino qua dietro. Oh, minchia, va malissimo. Va malissimo, va pesante sta roba, La botte sì. Porca miseria. Dobbiamo aumentare la cavalleria. Io proverei a rifare e rinviare tutti insieme. Ah, l'ho fatto... una alla volta, giusto per anticipare, per non ingolfare l'ufficio lì delle analisi. A meno che davanti ci sono le analisi veramente di Fabio, che stanno ricontrollando più volte. È colpa di Mauro, è stato lui a dirlo. Secondo me ci sono le analisi di Fabio davanti. Anche perché quelle di Maurizio non le leggono. Stacchiamo sto coso, vediamo se... Ma non penso che sia quello. Tanto la botte mi ha detto che ce l'ha, quindi... Sì, c'è deve essere la scatola gialla. No, c'è. Così vedo anche io come funziona. Adesso vado, riempio un attimino la botte ancora. Oh. Può essere, dice, vedi, non dice di no, può essere che ci sono le tue analisi davanti. Eppure queste sono cose diverse. Ma chi è sto qua? Ma bravo, deve essere l'analisi del toro. No, pensavi che analisi gli hai inviato per tu. Oh, che ne so io. Vi ho inviato quello che ho prelevato. Allora, così sono troppo lontano, devo stare un pochettino più vicino. Ecco. Un pochettino più vicino, ha detto. Eccolo, che ho rotto il tubo. Fermo lì. Allora. Tubo. Tac. E collega tubo, perfetto. Sarà... vediamo se la valvola non l'ho toccata, vediamo se... La vedi se è rimasta aperta? Va. Accendi e ripiega... Sì, va, funziona. L'apri una volta e basta, poi attacchi e stacchi il tubo senza problemi. Sì, almeno non perdi tempo. Sì. Che è il centraggio che è un po' difficile. Ma sai cos'è? È questione di abitudine. Poi io non l'ho mai fatto, ma ho sempre trovato difficoltà. Forse perché tutti i comandi nel joypad non escono. Quindi devi fare un po' e un po', o la tastiera un po', solo quello. E se parto col tubo attaccato cosa succede? E dopo un po' si stacca da solo. Sì? Mm-hmm. È meglio non provare però, Come quando vai a fare benzina, che fai? Lasci la pompa in salita e te ne vai? Ma se ti dimentichi io, che cacchio può succedere? Capito. Allora, perché non esce sto robo? Dai, sali sul veicolo. Scollega il tubo. Vai, perfetto. Allora, il sensore della botte non devo accenderlo, è già dentro. È già, sì. Allora, ti dice disattiva dosaggio automatico, ma il dosaggio manuale
che ne usi di meno. Ah sì, però volevo vedere di aspettare se arrivavano queste benedette analisi, perché sì, se lo posso fare, potrei anche, è vero, potrei anche fare l'analisi manuale e portarmi avanti quei campi. Mi sa che facciamo così, Fabio, comprale, comprale, cazzarola, costano, ho capito, comprale, poi io costano, ti chiederemo il rimborso all'ufficio analisi. Che palle, ho capito, però almeno così poi ma se lo faccio manuale gli dimezzo il dosaggio, poi dopo facciamo, dopo ce lo rifacciamo dopo rifacciamo dosaggio. Dopo con le analisi e ti dice solo, sì, guarda, ma tanto considera che quella il liquame che stai a dare non sarà manco sufficiente, ma neanche al 100%, capito? Un'altra passata sicuramente andrà fatta o col concime o con un'altra volta il liquame. Allora, ti dice disattiva dosaggio automatico. Sì, adesso lo faccio, vediamo un attimo. Arrivo al punto qua. Ok. E allora, disattiva cosa automatico. Cambia dosaggio. Cosa gli metto? 2 metri, 5 metri cubi. Minchia. È il discorso pure che vai piano, capito? Allora vado da un minimo di un metro cubo e due all'ettaro, oppure da un massimo di 8 aspetta, di la miseria, di 20 la 30 miseria, cioè apro la valvola, spara giù tutto lì, no. Cioè va un massimo di, siamo già a 56 metri cubi all'ettaro. 56 è il massimo. 56 è il massimo, fanno i 20, 25, 20. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica. 25, buona domenica, 25 metri cubi all'ettaro faccio. Vedi, tanto bene o male un paragone rispetto a prima ce l'hai quanto... di quanto ci hai fatto. Edo, no? Non mi fa le analisi del terreno. Stavo sentendo, ma non... è strano perché sono dirette quelle analisi, no? Devi fare i rilevamenti, poi li mandi al li ho fatti al coso che... con cos'era, Y, V, non mi ricordo. Sì, sì, Y. E poi dovrebbero arrivarti entro ma non sono arrivate ancora. Pochi minuti. Ma capito, io ho già fatto 2 giri dal campo, ma sta andando giù con piacere. Perché mai è passata mezz'ora? No, infatti. Troppo. Ora sto caricando il gioco. O perché è domenica e sono chiusi gli uffici. Sì, ci sarà lo stagista che fa. Ho capito, ma che palle, ma. Cioè, io domenica ho tempo, e gli altri giorni. O no? Sì, sì. Vabbè, adesso Mauri mi ha consigliato di provare a mettere un dosaggio più basso e ho messo 26 metri cubi all'ettaro e vediamo. Cosa arrivo, ti devo dire? Arrivo. E vedi quanto ci fai però con quei 20. Vediamo perché... Può darsi che quello già prima, vabbè. Prima qua non si sapeva, prima era automatico. Non lo sapevi, è automatico, cioè... automatico, sì, ma... comunque lo dovrebbe avere applicato una volta. Sì, ma erano, se non c'è non dice nessun dati. Valore rilevato finora, cioè se non arriva l'analisi non No, secondo me sta andando giù troppo, anche adesso è troppo alto. Arrivo e fai, che ne so, abbassalo, fai 20, fai 15. Ho fatto 20 metri e è andato giù al 10%. Come prima allora era. Secondo me devo fare leggero, minimo, e poi dopo se arrivano le analisi rifare il giro. Fai 10%. Allora. Sì. Intanto gli dai qualcosa. Non è finito un crocchino del cane in cassetto. Aspetta, allora cambio dosaggio, lo metto là basso ancora. Ma no, non questo. Allora. E devi dirci di cambiare dosaggio e mi tiro fuori il tubo. Che mi frega a me del tubo. La cosa comoda è che siamo vicini alla farm. C'ha lo stesso comando del tubo. Pensa a te, guarda.
faccio un metro, faccio un minimo, minimo, guarda, proprio il minimo. 5, daglielo qualcosa però. 5, dai, faccio 5. Ma poi comunque considera pure la velocità con cui viaggi col trattore, che è importante. Vedo. Ok, dai. Diamo di 5, allora, accendi, vai. Vado a recuperare il Mahindra. Dov'è che è rimasto? Lassù. Ah, su nel bosco è rimasto. Oddio, ecco. È dallo shop. Allo shop? Era ripristinato. No, no, l'avevo parcheggiato ieri quando abbiamo preso, non mi ricordo cosa, e sono andato. È la botte e il carro. La salita si fa sentire. Ma si vede se sto concimando io qua dalla mappa normale? A me non sembra. Eh no, perché c'è la precision che te la cancella. Comunque sta andando giù troppo veloce anche adesso, a 5 metri cubi. Sono al 67%, cioè. La torrettina dei rilievi dove ce l'abbiamo? È dentro, vicino a dove c'è l'officina nostra. No, ma l'ho appena fatta quella, cioè l'ho rifatta per vedere, ne ho mandato uno, non è tornato indietro neanche quello. Poi ho fatto un campo, l'ho mandato, ho fatto l'altro campo, l'ho rimandato, cioè non tutto insieme. Ma dove cacchio l'ho mandato? Però si sente, dice Mauro, se arriva fino a lì, guardalo in sorpasso, guardalo, non se la fai neanche, ma ti sei messo fuori. Ah, ecco, l'hai superata adesso. Ecco, io ho lasciato la striscia. Si sente? Si sente. Ecco, fermati. Facciamo la striscetta qua. Se no, resta indietro. Ok, aspetta, che comunque la prima volta che si fertilizza un campo con la precision ne va tantissimo, perché gli serve nel campo. Sì, sì. Poi ne va pochissimo dopo. Sì, però il problema è che mi dice che non c'è nessun valore rilevato finora effettivamente. Allora, non ci ha tornato indietro nessun valore, non abbiamo pagato niente, però le misure sono state fatte, cioè quello che non capisco, le abbiamo sempre fatte come le altre volte e adesso non ci tornano. Ma prima le avevamo fatte prima dell'aggiornamento della mappa magari? Sì, eccola, sì. Lì, eccola lì l'altarino, dov'è? Porca miseria. Forse è proprio quello allora che non funziona. Ascolta, ti compro la pan bagno. Comprali. Cioè, aspetta, punto. Fammi fare una prova. Ah, compro il 33 e il 34. Sì, quella del campo dove stiamo noi. Ma allora non mi fa comprare, mi dice il ripristino. Ah, no. È ripristino allora. Vedi che succede? Niente, ha azzerato tutto e niente. Però perché sono rossi? Perché è stato fatto il campione del suolo prelevato. Il suolo è stato fatto, si vede che è stato fatto, non è tornato indietro dall'analisi dal laboratorio. Capito?
Al momento non ci sono campioni di suolo da analizzare. E non... cioè, non capisco. Se okay, tu prendi tre... inviati? No, ma non tornano. Se tu prendi il campo 33, ad esempio, non ti dice mostra valori totali, ti dà... sembra che ti dia dei valori, ma... i valori ci sono, ma non li vede. Boh. Dai, ascolta, io li acquisto. 3.000 euro. Porca miseria. Prova a rifarli. Abbiamo già fatto, ma ce lo sta facendo anche adesso Edo. Lo sta facendo Edo, ma vedrai che non cambia niente. Io acquisto questo, dai, perché devo farlo. Non ce l'ho adesso. Dai. Fatto. Ah, adesso vedi che solo acquisti, lo vedi. Via, devo fare questi qua perché mi servono questi. Dopo lascio sperimentare. Allora, vendo la torrettina qua. Aspetta, non lo so. A sto punto, se non funziona più, sì. Che ne facciamo? No, l'acquistiamo così. Finale. Alla fine acquistiamo sto robo e vendi la torrettina. Cioè, che palle, però. Fammi vedere adesso l'automatico. Ah, se faccio il dosaggio automatico mi dice ancora nessun valore rilevato finora. Non trovo il valore. Vedi? Adesso ce l'ho automatico io. Vuoi provare tu, Edo? Prova a rimettere il sensore. No, davanti. Ma il sensore ce l'ha perché l'azoto lo legge. Il sensore ce l'ha la botte, questo cosino qua giallo che hai detto, va. Io nella minimappa adesso lo vedo dove passo. Però mi dice che non è... però... ascolta, proviamo ad andare lo stesso. Ah, adesso no, devo andare in movimento. Ok, c'è. Sì, ma... non funziona più quel coso lì. Dopo l'aggiornamento, probabilmente. Campioni di suolo prelevati. Allora a questo punto acquistiamo anche gli altri, dai, a questo punto lo dobbiamo fare. Mi gira un po', perché facciamo col coso manuale. Non mi è costato niente, un po' di tempo e basta. Vediamo un attimo. Ah, ma l'ho fatti tutti io, Edo, tutti quanti. Credo, ma magari ora che hai sbloccato uno, magari si è svegliato, non lo so. Sto facendo dei tentativi. Ah, sì, prova. Campioni, presto vedrai i risultati sulla mappa. Sì, presto. Poi arrivano lunedì, arrivano tutti, anche quelli di Fabio. Che analisi erano? Del sangue. Per vedere se sei incinta. Quanti miliardi per incinto? Incinto. IVA. Sì, funziona. IVA. Cosa? Guarda in alto. Cosa guarda l'ora. Che ora? 000. C'è il tempo bloccato. Mettila 1, 2. Ma io non ho mica bloccato il tempo. Perché è bloccato, scusa? Boh. Ma io l'ho bloccato. A 0,50 va. Salvo una volta, dai. Andava a 0,50. Ma l'abbiamo messo basso per la... No. E io non ho proprio toccato niente. È per quello. Ma che palle. Una botta. No, ma da capire che cos'è, perché scusa, eh. Sì, però adesso sti qua li ho comperati, ma... buttato in eccesso. Vediamo se arrivano. Tanto arriveranno. E che guarda il tempo. No, ma perché si è messo a zero? No, ma c'è veramente. Magari hai settato sui tasti ieri scasinando coi cosi del mouse. Io tipo ce l'ho sul 7-8 nei tasti. Non li ho neanche configurati, non lo so. Devo proprio andare nel menu. Ma sono arrivate queste analisi?
Vediamo un attimo. Oh cavolo, è un po' corto il tubo qua. Ok. Tanto sto facendo il pieno di... pieno di coso. Se arrivano siete da galera. Era fermo il tempo, era fermo, andava a 0,50 forse per quello, ma probabilmente per quello. Però c'è, no, io vedevo 0,0. Però sono andato a vedere nel menu quando l'ho messo a 2, era 0,50. Era proprio lento, più lento del tempo reale, a metà del tempo del reale. Per quello che non arrivavano più le cose, ma io non ho, cioè, di notte lo faccio andare a 5, mi sembra, o 10. E ieri sera eravamo su. A che ora abbiamo finito il bosco? Non ha fatto la notte? No. Abbiamo finito verso mattina. Sì, no, ma era mattinata. Boh. Mica l'abbiamo mandato avanti. La notte siamo andati a dormire e abbiamo fatto. Sì. Abbiamo finito mattinata. Oh, sta calando quelli qua, mettigli un po' le tue mucche di darsi da fare. Eccole, sono arrivate. Sono arrivate. Sì, era proprio quello. Che cazzata. Mia colpa. Abbiamo scoperto. No, ma hai capito, dopo vai a pensare subito, dato che abbiamo già un'esperienza un po' negativa di queste mappe francesi. Vado in guerra, ci sentiamo dopo, ciao. Allora fatti sentire nel pomeriggio, che vediamo se riusciamo a trovarci, dai. Volevo fare una live su quel gioco lì, se riesco. Adesso mi ero fermato, vado qua dove. Tutto bene quel che finisce bene. Non abbiamo guardato il tempo. Beh. Sì, penso nel pomeriggio di andare a fare Project 33. È carino. Però non lo vedo molto bene perché purtroppo il mio PC... quello che è. Oh, finalmente funziona. E com'è il dosaggio? Sta andando giù, che è un piacere. Peggio di prima. No, perché comunque dovresti vedere la... ho fatto 10 metri, sono al 90%, vedi poi te. Cioè, è vero che la prima passata, come diceva Macio... Gli manca comunque. Sì, gli manca. Ma sai che resa dopo sto campo? Vabbè, no, adesso si vede nella minimap e tutto, cavolo di tempo dell'ostia. E quello che hai fatto prima invece? Te lo dà sempre? Me lo dà arancione, me lo dà, sì, è da passare ancora. Sì, è da passare. Dove sto passando adesso è più giallo. Dove sono passato prima è da ripassare. Quel 34 avevo rosso di azoto. È rosso, qui ce ne va giù una marea qua. Ma non c'è il modo di togliere sta rastrelliera e metterlo giù senza spruzzo, che magari fa più no. Così è più preciso però. Sì. Perché magari a spruzzo è un po' più ampio. Provo a ripassarci sopra. Non so se ce l'hai, se stacchi quell'attrezzo lì, se te lo dà lo spruzzo. Sì, anche dove ci sono già ripassato va giù, guarda. Ciao Chicco. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica. Siete rovinati.
Che ore sono? Io una mezz'oretta ancora, poi devo scappare. Tutto a posto. Tutto a posto, abbiamo avuto problemi con la precisione, poi dopo siamo accorti che ho sbagliato io. In poche parole, probabilmente ho sbagliato a mettere il tempo. Non mi tornavano le analisi. E c'era il tempo a zero. Ah, eh sì, buonanotte. No, ma vedi che nel mentre ha fatto l'aggiornamento la mappa. Abbiamo fatto prima le analisi tempo fa sugli altri campi. Poi ha fatto l'aggiornamento la mappa per i problemi lì del copyright, che cacchio ne so io. Poi non si sa bene cosa hanno fatto. E subito abbiamo dato un po' la colpa a quella perché... Che è sempre colpa della mappa. Sempre colpa della mappa. Poi ho detto, boh, oggi è domenica, gli uffici francesi sono chiusi. È sempre colpa dei francesi. Perché sì, ma gli uffici di domenica sono chiusi in Francia, quindi un po' anche quello. Ma di solito tornavano indietro abbastanza velocemente, un paio di minuti, 5 minuti. No? Invece era il tempo a 0, a 0,5, figurati. Vabbè. Pazienza, mi scuso con i francesi, pazienza. Prenderò una Peugeot. Ah, ce l'ho già la Peugeot, tra l'altro. La Simca. Prenderò la Simca. La Simca, cazzo, la Simca è bella macchina. Trazione posteriore, motore posteriore a sbalzo, tipo l'850. Ecco, sta diventando leggermente verdino qua. Leggermente. Ci sei passato due volte. Sì, sì, ci sto ripassando, ma ci sta... Mandato i campioni anche del pascolo, già che c'era. Qual pascolo? Pascolo nostro. Del pascolo nostro? La stalla. Ah, ma non avevamo già fatto quello? Sì. Ma quello che ho fatto, quello che ho acquistato io non l'ha fatto allora? Cioè, ormai l'ha acquistato? Voglio dire, non è che mi ha fatto pagare sì, due sì, volte? Sì, no, non l'ha fatto. Ok. Così. No, se no mi girava piuttosto, Sì, qua ci vuole una vita, qua. Però il campo sta veramente migliorando parecchio, guarda. Sì. Il 33, mentre l'altro di là dove è stato unito è una tragedia. Devo andare giù qua. Devo ripassarci sopra. Da arancione sta diventando giallo. Sei in automatico come disagio, no? Sì, adesso sì. Sì, adesso sono in automatico, per forza. Se no che motivo c'è di fare l'analisi? E qua, il 34 è messo male. Ho già finito la botte e sono ancora qua. Il 35 invece mi pare che sia messo bene. Il 34 è veramente messo male. Non puoi, tu dici, è diventato una roba insopportabile, oddio. Cosa? Figa, mezz'ora di pubblicità prima di Twitch. Ah, non solo Twitch. Hanno messo pubblicità veramente dappertutto, ma in modo massiccio. Sì, no, cioè, stavo guardando una stream l'altro giorno, è uscito lo stream e sta trasmettendo un annuncio, erano 10 annunci di fila. Io guardo tanto YouTube, perché mi piace seguire altra gente così, ma veramente non, è diventata una cosa impossibile, cioè... Oh, appena tocchi il telecomando per andare avanti e indietro nel video, pam, fate due pubblicità una dietro l'altra e te le devi sopportare di 30 secondi o 40, qualcosa qua. No, ok, perché messo la mano. Poi anche Prime Video prima non c'era pubblicità, adesso sì. Adesso lì ce n'è un botto anche lì. Stanno aumentando dappertutto, non lo so, cioè devi pagare ovunque, qualsiasi cosa tu vuoi fare, vedere,
in santa pace, devi pagare. C'è verso. Il problema è che paghi già, vaffanculo. Sì, si paga già, ma non è abbastanza, devi pagare ancora, perché tu paghi anche il Prime Video e ti dicono, c'è scritto bene, se vuoi togliere la pubblicità ci devi dare ancora tot al mese, ogni mese. Ma che cazzo? YouTube, almeno YouTube ti dice, tu non paghi per vedere YouTube, però se vuoi togliere la pubblicità devi pagare. Twitch non ti dico. Twitch devi diventare, che ne so, io devi abbonarti ad ogni canale se non vuoi vedere. Ma sì, ma che palle, ma dai, ma uno così si scogliona, secondo me. Abbastanza. Cioè, uno smette di. Io l'ho messa giù al minimo che potevo, ma tanto non ci guadagno niente sulla pubblicità, non ci guadagno niente da far niente. E a me che mi frega, l'ho già tolto da tempo, ma quella che c'è, quella obbligata. Ah, sì. Non puoi proprio toglierla del tutto, non riesci. Ok, ho fatto. Vai. Il rubinetto. Poi sarebbe da fare la stradina. Fabio. Chiuso il rubinetto sulla vasca. Uh-huh. Io? Sì. No, non esce. Ah. No, ho già provato prima. Attacco la prima volta, devi attaccare e staccare il tubo. E poi basta. Dipende dal posizionabile. Allora. Io ho provato, ho detto funziona, non esce niente, quindi lasciamolo poi così. Infatti è più pratico. Non ho guardato, magari mi si svuota la vasca, addio. Mi va giù nell'acqua, la posso a posto. se ti va giù quelli qua lì nell'acqua, nel fiume. Vedi te come fanno a arrestarmi in 448. Al limite gli do la colpa a Edo, perché è lui che ha voluto la Manor System, quindi. È sempre colpa di Edo. La gerarchia è sempre colpa della mappa. Chi è il commercialista qua? Sempre colpa della Rea. Sempre colpa di Edo. Insomma, bisogna sempre dare la colpa a qualcuno, non è che. Beh, effettivamente è vero, se ti va giù lì qua nell'acqua, in realtà sono guai. Che miseria. Lo dicevi, Chico? No, non mi ricordavo più se Edo aveva preso il grezzo Warfare alla fine. No, Edo no. Semmai ci abbiamo Antonio che l'ha preso per ben due volte. Come due volte? Perché ha due account, mi dicevano. L'ha preso la prima volta, ma gli andava abbastanza scatti il server e quant'altro, se l'ha fatto rimborsare. Poi ha aspettato un po' di tempo, hanno sistemato, hanno migliorato, hanno un po' ottimizzato. Ha provato a prenderlo con il secondo account, giusto perché si vede che se lo prende un'altra volta mi sa che non viene rimborsato dopo. E alla fine non andava ancora, gliel'ha ridato indietro. Poi abbiamo Murphy che ci sta giocando tuttora. Io ci sto giocando e mi sto anche divertendo. Figlio. Sì. Ma non è un po' ripetitivo quel gioco lì, scusa? Un pochino, sì, però. Perché è bello, 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 ma mi sembra sempre la solita. All'inizio è un po' ripetitivo, vabbè, chiaro. Poi pian piano che sali di livello penso che migliora. Però anche se ti sposti in altri posti. Sembra. Io aspetto ancora un attimino, a parte che non ho il PC che me lo regge, quindi non ce la farei. Aspetto. Mi sto divertendo. Ma secondo me in compagnia cambia anche tanto. Ma secondo me in compagnia. Oggi pomeriggio portiamo Project 33. Volevo provare se riesco a fare una live, ma. Non garantisco, perché mi va già a scatti quel gioco lì, veramente tanto a scatti, e perché è il mio computer che è lento, no? Però ci proviamo, vediamo se va. Dovremmo essere in 3, 2 di sicuro, 3 dovrebbe esserci Maurizio che lo sta scaricando, lo sta provando adesso, quindi. E il PC nuovo? PC nuovo le ho sentiti l'altro giorno, mi ha detto che funziona benissimo, che lo stanno testando ulteriormente.
boh, che te devo dire, a loro funziona, quindi se a loro funziona lo testeranno ancora un po' e poi dico ascolta, se proprio va, una volta che siete sicuri che va, perché se non gli ha mai fatto quel difetto lì, mai, quindi probabilmente è qua da me che non va qualcosa, probabilmente con la presa di corrente o la ciabatta lì, la multipla, che è quello che è. Devo provare a collegarlo direttamente alla presa e cioè l'unica spiegazione. Però mi tocca pagare la riparazione, gli aggiornamenti e trasporto, quello sì, vabbè, che ti devo dire. È un po' come se fosse, cioè come colpa mia, loro non hanno trovato niente. Non trovando niente, loro ti dicono paghi quello che è, ma è giusto, quello mi sta bene, non mi cambia niente. L'importante è, ecco, che il PC sia a posto, sia funziona bene, la scheda video funzioni, l'alimentazione che gli arrivi giusta, e che il problema sia mio, che vediamo di risolverlo. Li mettiamo poi nell'elettricista, mi faccio poi un cugino, faccio collegare alla luce qua del lampione di fuori. No, c'era solo la notte. Vediamo, dai. Ormai ce l'hanno da un mese, mese e mezzo forse. Ma è tanto. È tanto, ma non gliel'ha mai fatto, almeno così dicono loro. Mai. Quindi cosa vuoi fare? Cosa metti a posto cosa se non sanno cosa? Cosa che ti faceva, che non mi ricordo? Si spegneva il monitor, non il computer, si spegneva, faceva schermata nera e subito dopo partivano tutte le ventole della scheda video a manetta, basta, restava bloccato così. Dovevo spegnerlo col tasto fisico e riavviarlo e partiva. Ma sia giochi pesanti che giochi leggeri, quindi non differenza da potrebbe essere un gioco pesante, fatto male, fatto bene, fatto come vuoi te, ma o pesanti o leggeri era la stessa cosa. Poi addirittura ultimamente magari lo accendevo, poi veniva pronto da mangiare, pranzo insomma, lo lasciavo acceso, pranzavo, panfate, senza far niente si spegneva allo stesso modo, proprio la schermata nera e le ventole che partivano a manetta e basta, e l'unico modo per riprenderselo in mano ancora era spegnerlo fisicamente. È come se ti partisse la scheda video. Sì, infatti era quello, che il problema era proprio la scheda video a vedere così, e però non ha trovato nessun difetto, cioè la scheda video sotto stress va benissimo. Con i giochi leggeri magari può essere il gioco che crasha, magari dà problemi, invece niente. Poi la CPU e la GPU hanno bisogno di ulteriori aggiornamenti anche nella BIOS, perché sono nuove, quindi poi Windows 11 non è il massimo della soluzione, ha sempre dato un po' di problemi. Insomma, io non ho mai avuto un problema. Io con l'11 non mi trovo benissimo, ma comunque, con nessun gioco, cioè non ho mai dato la colpa a Windows, però. Ma io in generale, a vedere un po' nei forum, Windows 11 non è ottimizzato ancora bene in confronto al 10. A parte che il gioco, vabbè, ha tre giochi in croce, ne, però nel senso, e allora ne ho comprati e provati di nuovi, cioè ho giocato a Palworld appena uscito, ho giocato a, vabbè, adesso a Grayson Warfare che è appena uscito e mi va da Dio, cioè, stranamente. Che scheda hai però tu? Forse sarà quello. No, ma che scheda hai? 4090. Ah, la 4090, cazzo. Però non è solo quella che funziona. Che... No, devi avere anche il processore che spinge, perché se hai solo la scheda e non spinge il processore, tanto vale. No, dico, però problemi di crash e robe così... veramente pochi in generale, cioè. No, ma invece l'ho sempre avuto io quel problema, sempre, quindi anche quando giocavo con i ragazzi qua, tutto un momento non c'ero più, sparivo, perché tutti i giochi, qualsiasi gioco, non cambia niente, non è il gioco,
magari è solo il monitor o il cavo. Il monitor lo sto usando adesso, cioè. Sto usando lo stesso cavo, perché poi a fianco c'ho l'altro computer, che è quello che sto usando adesso. Stesso monitor, stesse cose. Lo so, però magari la scheda video nuova, cioè, ha bisogno di un cavo più nuovo. Che ne so, cioè, la scheda video nuova è montata nel computer più che dargli corrente. E no, magari c'ha bisogno di un cavo più aggiornato, tra virgolette, sai che cambiano modelli dei cavi anche. Ma io, guarda, io ho tutte prese multiple con i 3500 watt di potenza garantita. No, dico proprio il cavo non HDMI, l'altro. Io c'ho il display port io. È quello. No, no, magari ha bisogno di un cavo nuovo, che ne so. Ah, ma insieme potente, non te lo... tra virgolette, è un cavo più grosso. Non so come spiegarlo. Però dovrebbero dirmelo loro a sto punto. Guarda che devi prendere i cavi apposta. Invece mi hanno detto, guarda che può essere la corrente, magari la ciabatta da multipla che non va bene o che ne so io. Cioè, detto, non è fatto di assorbimento. Se mi dici che consuma tanto, io ho visto sul display dell'alimentatore consumava 112 watt e si spegneva lo stesso. Se mi scrivevi 1200 watt, allora era diverso. Era 112 watt o 115, adesso ho fatto le foto. Cioè, spegneva così casualmente, basta, senza un perché. Però loro non l'ha mai fatto, quindi almeno così dicono. Io ho dato subito la colpa anch'io alla scheda video, perché poi con quello che costa vedi poi te. Io le prime comunque schede video, le 4090, le primissime, so che cuocevano il connettore d'alimentazione, perché passava tanta corrente, veniva, si scaldava un po', veniva, cuoceva il cavo, insomma, e poi faceva un falso contatto, qualcosa del genere, no? E sembrava un falso contatto, a tutto andare mi sembrava un falso contatto. Poi, che te devo dire, a loro va, quindi non è la scheda. Passiamo ancora qua, cacchio, qua devo passare tante di quelle volte qua per farlo diventare verde. Che sta diventando un po' verde, ma non sono più riuscito a far andare la GoWheel, porca merda. Non perché la GoWheel cosa, che problemi dà? Boh, ha smesso di caricarmi la roba tutto d'un tratto. Ma ho sentito invece che l'ultimo DLC ha problemi, continuano a caricarlo, a scaricare quello. Penso che sia quello il problema, perché da quando ho messo quello non è più andata. Ah, e non puoi disattivarlo? Sì. Potrei. Prova, perché so. Ho sentito parlare male, oddio, hanno avuto problemi e magari. Cioè, per dirti, la sera ho fatto un campo di fieno tutto a posto, spengo, vado a letto, la mattina dopo non mi caricava più niente. Così proprio, cioè. Misteri di farming. Non è che ho aggiunto roba, tolta. Ho messo delle gomme a un trattore nel frattempo, niente di eccezionale. Cioè. Ho smesso di andare. Ma siamo sicuri che qua ci va giù tutto sto concime per farlo diventare un pochettino sul... Mezzica, ma qua sì. Cioè, ne va giù uno sproposito, Non c'è altra alternativa, tipo la calce o... Di liquame, dici. Sì. O liguame o concime, ci permette. No, perché veramente continua a passare, sì, migliora, Si vede che da rosso va arancione... Vabbè, ma questa abbiamo ancora delle scorte di fertilizzante in polvere qua in granella. Cosa te ne fai dei liquami? Cosa te ne fai dei liquami? No, i liquami me li metto qua nel campo. No, però mi sembra che ne richieda. Ma comunque già il liquame ti rende di meno, rispetto al fertilizzante solido. O a meno che devo aspettare un po' di tempo e ripassare dopo un'oretta magari. Cioè, vedo, continua a passare due o tre volte, ma sì, migliora, ma minchia, ci mette tantissimo in confronto a quello che metto giù. Cioè, ho già finito la botte un'altra volta e non ho neanche fatto il giro del campo. Ah, beh, ma meno male, direi, che fa così. La calce con la precision ci vuole sempre, vedi?
mi scrive Maccio. Sì, però la calce è per il pH, quella che stai a D2 è per d'azoto al terreno. Quella poi la diamo la calce dopo. Sì, la diamo la calce, però prima della segna. Però hai capito, io continuo a passare e ripassare su quello che ho fatto e non diventa verde ancora, diventa... La calce va data dopo la mietitura. Prima di fare il campo, di lavorare al campo? No, dopo che hai mietuto. E beh, ma lui qua ha già arato. Sì, no, nel senso, su farmi non è importante, nella realtà va data dopo. Ah, ok. Sì, perché poi nella... ero con te che giocavamo, che dicevate la calce va data prima dall'aratura, perché poi l'aratro passa, la tira bene sotto il terreno. Esatto. Vedi? Sì, sì. Biogas carico. Oh, tip top la botte qua col tubo, eh? Funziona da Dio, la grande, bisogna proprio solo... capire. No, mi è partito il robottino infame. Che aspettare. Comunque da un 22 metri cubi e mezzo all'ettaro in automatico, Fabio. E ce ne va ancora. E ce ne va ancora, però lui calcola più o meno un 22 metri cubi, però devi fare più passate, quindi pure lì già dove sei passato è sempre uguale 22 o diminuisce? Dopo adesso sto facendo il pieno, quindi a volte dare anche adesso poi interrate con un coltivatore. Ma adesso facciamo una passata così, poi non sto lì a diventare matto perché vedo che ce ne vuole veramente tanto, ma il liquame glielo posso dare anche dopo, prima della semina e dopo la semina, giusto? Quindi magari posso continuare un po'. Adesso io direi di fare un generale il campo un po'. Staccati e cambia sto robo. Ok, pensavo di darlo un po' tutto il campo in generale, poi andare avanti con la lavorazione, poi ripassare ancora dopo, perché sennò qua non finiamo più. Quindi io andrei a finire proprio la... Facciamo il campo, poi... Ops, pensavo di aver tirato giù il coso dietro. Come si chiama il coso dietro che abbasso, il rastrello dalla botte lì? Dio, perché impenna? Perché impenna? Chicco. Cosa? Come si chiama quell'attrezzo che abbasso dietro la botte, tipo quella rastrelliera che mi spara giù lì qua nel terreno? C'ha un nome? Io la chiamo rastrelliera, ma non è giusto, non è quello. La calce diceva potete dare interrate con un coltivatore. T9 scrive quello che vuole. E vabbè. E sì, l'importante è darla, quello sicuramente. Poi la interiamo col coltivatore o anche con quello che raccoglie i sassi, che comunque fa un po' da coltivatore quello lì. Però io adesso volevo fare tutta una sliquamazzata del campo in generale, perché sennò se continuo a passare negli stessi spazi il campo resta magro, diciamo. Poi pian pianino dovremo ripassare ancora, e adesso ne abbiamo da fare, guarda, solo sti campi qua. Prima non sapevamo cosa fare, adesso invece va bene, dai, ce n'è veramente tanto. Come si chiama, Macio, questo coso qua dietro, rastrella qua? Rastrello della botte. Il nome, sì. Io lo chiamo rastrello, ma non è. Ci avrà il nome il pettine qui. Quello che spara giù il liquame nel terreno. Spargi liquame. No, spargi liquame è proprio un po' tutta la botte, un po'.
Questo qua inietta proprio il liquame, l'iniettore, qualcosa del genere, perché alla fine c'ha poi tutti questi ugelli che spara giù il liquame a pressione e va giù bene nel terreno, eh. Quindi guarda, anche qua è verde, però continua a spararne fuori. Beh, poi se ne spara fuori devi vedere se va giù davvero nella botte. Sì, no, va giù perché cala nella botte. E però la prima passata è veramente ce ne va giù tanto, quello sì. Ciao ITS, ITS Marco, buona domenica, benvenuto. Ecco, in discesa va meglio, ad esempio. In discesa vanno anche i sassi a casa mia. No, Fabio. Certo. Mezzogiorno. Il prossimo è cavalleria. Eh sì, la prossima spesa magari aggiorniamo un po' il parco macchine, perché qua comincia... Questo qua c'ha 35 ore ed è quello che ha di meno. Fabio, quante ore hai sul trattore? 43 e 4. 4. C'è l'altro, chi ce l'ha l'altro? Ce l'ha Edo? Sono, aspetta. Una cinquantina ne ha quello lì, mi sembra. Insomma, le ore... Considera, uno era pure usato. Sì, comunque 22 metri cubi e mezzo all'ettaro in automatico segna qua. È fisso lì. Ed è uno stadio arancione, sta diventando verde. Dove è rosso, penso che aumenti il dosaggio. Ti posso fare una domanda, visto che sei più esperto di farm? Beh, io non sono tanto esperto, ho però degli esperti in chat. Sì, scrivi. Io non sono esperto, io sono... Alle però prime armi. Sono un contadino novello. Però vediamo se i ragazzi riescono a risolverlo. E qua ce n'è da fare veramente tanto, anche off camera. Dopo aver arato il terreno, cosa bisogna fare? E una volta che hai arato il terreno, dovresti raccogliere tutti i sassi che si vedono, se li hai attivati, e poi potresti comunque come si dice, mettere il coltivatore. Puoi fare il coltivatore e pensare poi alla semina, preparare il campo per la seminatrice, se è il periodo giusto. Però la seminatrice o la piantatrice ha bisogno di un campo bello liscio, bello piatto, che te lo rende il coltivatore. Perché questo qua che vedi è arato, è un po' grezzo. A meno che non sia una di quelle seminatrici dirette che esatto, a meno che non hai una seminatrice o la piantatrice che ha il coltivatore davanti, o che riesca magari a piantare lo stesso su un campo arato, ecco, quello sì. Allora, una volta che tu hai raccolto, l'ha detto appena prima Chicco, una volta che hai raccolto dovresti mettere subito la calce viva, se te la richiede. Una volta che hai messo la calce viva, passi l'aratro, perché l'aratro prende la calce e la butta... No, prende la calce e te la butta sotto il terreno. In realtà è così. Dopo il gioco, una volta che la dai prima o dopo, non gli fa differenza al gioco. E una volta che hai arato, che la calce è entrata bene nel terreno, cominci a fare o quello che sto facendo io adesso. Aspetta che ho sbagliato qua. Collega il tubo. Cominci a sliquamazzare o... Ecco qua. È un gioco di letame, per non dire altro, Mauri. Sì. Ma tu non sei su Project 33. Lui è su Project 33, poi c'ha l'occhio su Farming.
Comunque sempre in base a cosa ti chiede il terreno. Il terreno, guarda, se vai qua ti dice subito, in questo caso qua, vedi? Questo terreno qua ti dice di mettere l'erbicida, perché ci sono tutte queste piante qua, le erbacce. Noi non lo facciamo adesso perché lo azzeriamo, passiamo la calceviva, la ratura e avanti con tutti i terreni. Quindi, però te lo dice il gioco di solito, eh? Quello sotto, intanto che si carica la botte, vediamo un po', andiamo sul 35. 35 è la stessa cosa, solo che sta passando Fabio con l'aratro, vedi? Vedi, guarda i sassi qua. Se tu hai attivato i sassi, li devi togliere se vuoi, non sei obbligato. Però se li togli, dovrebbero risparmiarti un po' sulla manutenzione degli attrezzi, giusto Kiko, se non dico male? Vanno a influire un po' su quello. Sono morto tre volte, non è per me. Mauri, devi venire con noi a morire. Fammi vedere quanto è qua, pieno. Dai che ci vediamo nel pomeriggio con quel giochino lì. Allenati, allenati. Scollega il tubo. Adesso mi sono dimenticato dove ero. Ah, tu vai a Monopoli, ah, sì. Solo Monopoli sei forte, va bene. Partiamo da qua, dai. Tanto da rifare un'altra volta sto campo, meglio. Si impara, Maurizio, è vero, bravo Macio. No, ma in squadra è bello, da soli è difficile, perché anch'io sono morto, ho perso le armi, ho perso gli zaini, ho perso le protezioni sul petto, le armature lì, quello sì, le ho perse tre volte. Poi sono entrato con, come si chiama, quello di ieri? Antonio. Con Antonio, e in due ti aiuti, insomma. Poi se resti ferito ti cura il tuo compagno e sembra ma è un aiuto, eh. Quello sì. Infatti in squadra è bellissimo secondo me. Ecco là dove sono arrivato, guarda lì. Anche sul supermercato vai forte. E beh, ma quello vai forte sì, perché al limite cosa fai? Non ti ammazza nessuno lì. Beh, da valutare quel gioco lì, a me non dispiace, è un po' come si dice, ti tiene lì con ansia perché non sai mai dove sono. I bot più o meno sai che li trovi, ma se ci sono player sono imprevedibili quelli, e poi quando vai al punto di estrazione c'è sempre qualcuno che aspetta di fare il bottino lì e bisogna stare attenti. Più siamo meglio è, quello sicuramente, perché può colpirne uno ma tutti gli altri della squadra poi stanno in campana normale. Qua metteremo del bel mais, guarda che bello. Tutto insilato qua facciamo. Eppure Red Dead è riforte. Sì, lo so che. No, ma lì sei abbastanza forte, è un livello alto, te lo so. Infatti aiutavi me lì. In Sniper Elite Macio moriva sempre. Ma lì abbiamo giocato con Macio, no? Perché non è compatibile. No, PC, PS5 no. Sniper Elite è bello, da riprendere in mano anche quello, eh. È bellino. Sniper Elite, non so come si dice.
Fabio. Sniper. Sì, Sniper. Io avevo il V2. Ma che si pronuncia? Sniper Elite o Elite? Elite. Io ho il 4, bello, e il 5 che l'ho giocato insieme ai ragazzi qua, molto bello anche quello. Dopo, a lungo andare, dopo un po' ci si stufa, però è da riprendere in mano ancora. Abbiamo fatto delle belle partite. E va un po' a periodo, Oh cavolo, si è consumato sto giro. Non so se abbiamo abbastanza liquame per tutto, tutto sto campo. Quanto ce n'è rimasto dentro la cisterna? Boh, non lo so, no, ma ce n'è ancora tanto, Ce n'è ancora tanto, quello sì. È che però ne va giù parecchio. Tanto. Sta diventando bello verde, sotto, quindi il primo, il 33. Di là non lo guardo nemmeno, è tutto rosso di là. Di là è veramente... Là ce ne va veramente tanto. Qua con calma si fa. La sera pian pianino. Chi è che è partito col cos'è la Calceviva quella? Io sì. Dove sei diretto lì? Devo fare un passaggio più o meno da tutte le parti, quindi 35, 32. Peccato che è corta come storia. Sniper l'ho finito in estrema, ma solo è bellissimo. Ho giocato anche per lui. E noi l'abbiamo. Pensa che ho anche tutti i DLC. No, non tutti, alcuni DLC, perché avevo preso il pacchetto. Un pacchetto che c'aveva i DLC, insomma. E non ne ho giocato nemmeno uno. Quello che mi scoccia un po'. Poi adesso a riprenderlo in mano è un casino, perché non so più i comandi, non so più la menata di riprendere in mano i giochi, è proprio quella. Però bello, quindi mi è proprio piaciuto. Voilà, vediamo quanti litri ci sono, dov'è che vado a vederla? Qua. No, dove? Dalla stalla forse, ecco qua. Liquami, sì, 105.000, andiamo a 90... 105.000? Sì. Ne hai messo più di 100... Quant'era prima? 100.000 litri. 200.000 litri. 200? Che miseria. Abbiamo 72 vacche, se la fanno tutte insieme... Quanti litri fanno, Edo, commercialista? 72 vacche, quanto ci mettono a riempirmi ancora? No, sta calando brutalmente, guarda qua. Sì, va giù. Vabbè. Abbiamo pure... Considera, c'è il concime lì che so... 1.500.000 litri? Concime no, sono... No, contiene... 138.000. No, contiene la trincella. Allora... Io ho preso tutti i DLC. Ecco, bellissime le serie. Io purtroppo non ho più non sono più andato avanti a giocare, ecco. Va bene, grazie mille di essere stato qua, Maccio. Buon pranzo anch'io adesso. Devo andare anch'io, mi spiace, ma io pure mezzogiorno, infatti ho detto mezzogiorno è il tempo massimo che posso. Non sapevo se farla live o no, ma adesso siamo arrivati al time out e vado solo a mettere il trattore dove ho lasciato, così se qualcuno magari anche dopo vuole continuare, c'è il segno almeno, perché nel pomeriggio sono su, almeno proviamo a portare Project 33, vediamo. Mauri, ci sei tu nel pomeriggio? Sì, con Project dovrebbe esserci Spectre
che gli avevo detto. Proviamolo, dai, proviamo un 3, vediamo. Se poi a Fabio non ti è arrivato niente come accesso. Devo controllare. Prova a vedere. Se ci sei anche tu, sarebbe una bella cosa. Ah, più siamo, meglio, eh. Ah, ok, Mauri c'è. Io dalle 2:30, dalle più o meno, dalle 2:30, metti alle 3 potrei partire con la live. Ops, qua accendiamo. Facciamo questo pezzettino qua. E proviamo, dai. Vediamo come va. Andiamo a morire insieme. Ok, eccolo qua, dov'è? Sì, comunque qua ci vuole un po' di pazienza, ecco. Si riesce a far tutto e va bene così. Lasciamo il tempo a 2 o lo mettiamo a 1? È uguale. No, che non vorrei che mi vada avanti troppo la stagione. Forse 1, perché è già il 2 di marzo. Esatto, è per quello, perché domani dovremo seminare il mais qua, eh. Per evitare di lavorare troppo di notte, magari. Lo metto a 1, ma ricordatemi che è a 1, perché se dopo succede qualcosa tipo le analisi che non arrivavano più. Va bene Mauri, buon pranzo, ci vediamo dopo, dai, buona domenica, grazie mille per essere passato anche a te. Ciao Mauri, buon appetito. Buon appetito, dai. Adesso vado anche io perché sono arrivato al time out e sì, devo per forza andare. Giro solo il trattore, mi fermo con la live e ci vediamo nel pomeriggio sicuramente con Project 33, che è appunto un FPS a estrazione. Lo proviamo un po' in multi. Direi Zone War, certo. Quello non ce l'ho, quello purtroppo non mi gira sul mio computer e vedremo più avanti. Tanto lo lasciamo evolvere un po' ancora. Beh, su Discord c'è nella squadra dove è entrato Murphy e chi vuole entrare a giocare insieme, Kiko. Poi perché diceva che se ne entri da una parte poi non puoi più uscire finché non fanno il wipe. Già. Che è un po' una stupidata, perché dovrebbero poter mettere un tasto esci, ma dicevano che lo mettevano appunto questo. Allora giriamo, che abbiamo unito questi, e facciamo l'altro. Adesso accendiamo la botte e facciamo un pezzettino qua. Così. Va bene, io fermo qua il trattore. E niente, dai. Vediamo un po'. Riusciamo a fare una foto qua così. Ah, devo salire però, eh. Così, che c'è il sole qua davanti e il ponte dietro. Ok, foto dalla copertina fatta. Va bene ragazzi, vi saluto, chiudo la live, ci sentiamo nel pomeriggio. Va bene, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, buona giornata.